E Nicolino. Votazioni sono previste attorno alle 14.30 come al solito per permettere di andare a raggiungere i quindi mi sembra una cosa abbastanza classica. La cosa più importante di oggi, dopo le relazioni di Mario Scaderini e Michele Lucia, sarà l'elezione del presidente del comitato. Quindi io darei subito la parola a Mario Scaderini. Favorevole. Chi è favorevole alzi la mano. Ma che cosa? Possiamo interventi? Sì. Io devo proporre di anticipare il tema dell'elezione del presidente in modo che poi esaurito questo adempimento possa in ritardo, dice Nicolino Tosoni, come spesso anche la tua iscrizione. Giunge al termine della prima fase di questa cosiddetta campagna elettorale. Elezioni che erano state anche molto oggetto del nostro congresso di novembre, sappiamo che sono andate avanti subito dopo quel congresso, portandosi avanti una valanga di illegalità che è una valanga senza precedenti, nonostante l'Italia possa già vantare un pregresso da questo punto di vista. E lo abbiamo documentato, non farò qua diciamo, l'economia di tutto quanto che ci siamo già detti, rinviando al dossier, un po' troppo alto, grazie, rinviando al dossier sulle condizioni antidemocratiche di questa fase elettorale, che abbiamo. Invece saremo presenti nel Lazio con un nostro candidato presidente alle elezioni regionali che è Giuseppe Rossodivina. Sono ovviamente queste condizioni proibitive e credo che uno dei primi pensieri che dovremmo avere è proprio quello di comprendere, capire, confrontarci su come, che cosa inventarci per proseguire le nostre iniziative politiche in queste condizioni. E da qui al 25 febbraio, quando si avvenzia di Giannino rispetto ai radicali che rifiutano alleanze, beh, chiariamolo, l'ho detto più volte anche in occasioni pubbliche, se non c'è stato, almeno non so se Marco ha avuto contatti diretti con Oscar Giannino, ma se non c'è stato quell'incontro che da parte nostra anzi era stato ricercato con Oscar Giannino e i leader di Fermare il Declino, è proprio per responsabilità di Oscar Giannino e non certo nostra. Ci sono stati contatti con i nostri compagni anche doppia tessera, Alberto Pera, Pazzini e altri, però qui devo dire che rispetto alla questione della leadership questa cosa va la posso testimoniare per quella riunione. Poi che nel mondo radicale che ciascuno possa avere anche un'inclinazione legittima a dire col fascista no, tranquillo, c'è libertà di coscienza e quindi quant'altro. Io mi riferisco però ai confronti che abbiamo avuto qua interno. E credo che là semplicemente c'è stato chi ha valutato che comunque alla fine si trattava di in potenza accettare la vittoria e quindi la continuità con l'era Polverini di Storace, che quindi anche come agente cominciava a diventare rilevante, nonché la possibilità anche di difficoltà di tener conto di quelle che sono le difficoltà nel momento in cui le elezioni regionali vanno in contemporanea con le elezioni politiche e quindi vengono di fatto cancellate, di poter anche poter governare quello scandalo per gli altri che tutti quanti ovviamente sapevamo che sarebbe venuto. E poi magari altre ragioni, il non convincimento dell'utilità elettorale, ma devo dire che da nessuna parte è stata contrapposta questa posizione a quella di andare a fare l'alleanza con il Zingaretti che aveva diciamo accettato, se non governare, diciamo cavalcato l'epurazione dei radicali, perché l'alternativa era appunto di fare una battaglia da soli, così come lo ricordiamo, ci siamo divisi sulla possibilità che Radicali Italiani divenisse o divenga soggetto elettorale. Io continuo ad essere convinto che aver fatto chiarezza in quell'occasione, in quel congresso e in quella sede sia stato opportuno, più che opportuno, e non mi riferisco solo alla coerenza rispetto alla scelta traspartitica dell'89, no, io perché sono e rimango convinto che semmai Radicali Italiani o qualsiasi altra cosa dovesse diventare la sede delle scelte elettorali dei radicali organizzate in Italia, questo dovrà avvenire esclusivamente perché sarà una scelta condivisa da parte di tutta l'area e non di una prova di forza in un determinato momento attraverso la quale qualcuno si autonomina il prosecutore di 50 anni di storia,
di storia ci sia un fermento, probabilmente anche rispetto ai nostri temi, un fermento come fu quello che scegliemmo o individuammo negli primi anni del 2000 nel nord delle partite IVA. Io dico, quindi questo è un altro aspetto su cui ragionare. E ancora abbiamo la possibilità di ragionare di quella che è la nostra debolezza, cioè l'assenza in alcuni collegi. Spena Domenico, sì. Stango Antonio, sì. Stricklivers Lorenzo, sì. Telari, Gianluca Telari, Gianluca, sì. Cazzo, dovreste mettere gli accenti qua. Tosoni Nicolino, sì. Candidature da proporre o da proporsi, alzi la mano, Perduca è il primo, puoi parlare. Grazie Presidente. Prima della candidatura volevo fare una domanda. Questi che sono stati nominati sono tutti iscritti regolarmente a Radicali Italiani? Sì, sì. Grazie. Allora, prima di procedere alla lettura ho verificato non solo che fossero tutti iscritti, come confermato la segreteria, ma ci fossero tutti i subentri. Siamo arrivati al numero 70 nella lista di quelli che possono fare. E 49 presenti, si può proseguire come gli invitati. Sono un elenco, verrà aggiunto dopo, perché gli invitati, a differenza dei presenti, perché la seduta è pubblica, possono poi intervenire. Per cui il comitato possa intervenire gli iscritti, i membri di diritto e gli invitati. Un invitato, non conti, non voti, non conti. Stanzani sei invitato. Calanzianità sei invitato. Allora, no, nessuno ti chiede di parlare. Non lo so la sua presenza. No, per Luca ha fatto una. Passavo a fare una candidatura. Ah, perfetto, allora. La parola a Marco Perduca. Avevo perso la prima parte. Io volevo candidare al presidente del Comitato dei Radicali Italiani l'avvocato Michele Capano. Perché penso che, avendo avuto noi nei passati anni, scusa, presidenti, grazie. Avendo avuto noi negli ultimi 10 anni degli alti e bassi, credo anche significativi relativamente alle presenze e alle azioni sul territorio, buon ultimo, diciamo, la campagna nella parte napoletana per la Grande Napoli che Mario ha voluto giustamente segnalare nella sua relazione, c'è stata una, diciamo, costanza di apporto militante sia per quanto riguardava le iniziative sul territorio sia per quanto riguardava le iniziative durante la vita di Radicali Italiani in quanto tali, che tutte poi gli appuntamenti elettorali e buon ultima la presenza nel comitato di Radicali Italiani, di due realtà che sono rimaste sempre lì abbastanza